da Papa Francesco a Mattarella l'Expo e per poi arrivare a Vasto con le rotatorie a forma di otto, i palazzi che cadono, doverosa citazione per Andrea Iannone, insomma la storia racconta tutto quello che è successo quest'anno. Esatto, ogni anno è un ripercorrere degli avvenimenti che sono accaduti cercando di caricaturare quando si può, anche se ultimamente c'è sempre meno diciamo voglia oppure meno ispirazione a scherzare. La storia è questo, io devo, purtroppo sono anche delle cose tralasciate, però da un po' di anni cerco di raggiungere le mie 20 strofe e in queste 20 strofe cerco di mettere quello che più ha colpito l'opinione pubblica. Come ripeto, io non sono cose che dico io sento la voce del popolo e poi mi diverto a mettere in rima e a parlare degli avvenimenti. Racconti in versi, poi il carnevale è la festa per eccellenza in cui la goliardia insomma può trovare spazio anche un po' per esagerare su alcuni toni, e poi lo ascolteremo dalle voci dei cantori del circolo socioculturale Sant'Antonio Abate, che ormai da tantissimi anni porta avanti la storia. Sono 22 gli anni, questa è la 22esima storia che ho scritto, cominciata nel 95, e tutti sanno che spero tutti sappiano che è uscito la raccolta 2 anni fa dei primi 20 anni e il libro è ancora disponibile, ce ne sono poche copie però ce ne sono ancora di libri e speriamo di continuare, questo è un impegno che ci siamo assunti per tenere in vita questa tradizione, che è una bellissima tradizione, anche se vediamo che intorno a noi c'è un po' di vuoto, mentre prima uscivamo in piazza e trovavamo la piazza piena perché c'erano altre iniziative promosse dal comune e da altri enti, adesso queste iniziative sono pressoché sparite, per cui ci sentiamo un po' isolati. La storia sarà domenica di carnevale in piazza dalle 5 di pomeriggio alle 7:30 poi a TRSP e noi ce l'ascoltiamo in anteprima, così chi vuole può iniziare a imparare qualche strofa del canto. Canne belle, frutte, buono, male,